Buongiorno, Alberto Ottavi del Palazzo dei Giureconsulti per Innovation Circus. Sono qua con Maria Grazia Mattei Salve, salve a tutti. per portarvi il nostro contributo sulla discussione sulla democrazia digitale. Ecco, noi abbiamo, stamattina abbiamo cercato di collegare i due convegni. Noi abbiamo mostrato live, usando il vostro stream, video via internet. Abbiamo mostrato ai partecipanti alla discussione in queste sale quello che succedeva da voi e adesso vi porteremo a vedere quello che invece sta succedendo da questa parte. E personalmente credo che questa apertura, il fatto di poter collegare questi eventi, già sia un bel primo esempio delle nuove possibilità che la tecnologia ci fornisce. Maria Grazia, cosa ci dici? Beh, io condivido in pieno questa euforia per la vertigine, una volta avremmo detto del virtuale. Comunque il fatto di essere qui con il nostro pubblico Innovation Circus, che non è più solo nostro, è condiviso, è la vostra realtà che viene messa in contatto con questo, come hai detto tu Alberto, lo trovo straordinario. C'è un'apertura nella comunicazione dentro fuori che chiaramente amplifica le cosiddette audience, come dicevamo una volta, no? Quindi siamo connessi con quante persone in questo momento, questo è straordinario. Quindi legato al tema della democrazia digitale, questa potenzialità che è la circolazione delle idee, la condivisione delle idee, la partecipazione ubiqua, no? A quello che ci riguarda per la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra crescita culturale, è un processo straordinario, inarrestabile e irrefrenabile. Certo, immagino che ne state discutendo, ci sono problemi di infrastrutture. Luigi Di Mercati questa mattina ha posto l'accento su queste difficoltà di tagli di investimenti sulle infrastrutture e quindi ci sono delle limitazioni a che questa democrazia possa veramente svilupparsi e crescere e trovare poi i suoi impatti e diciamo, avere il suo impatto anche nella vita sociale e politica. Però ce la faremo, non c'è dubbio, è un processo inarrestabile. Grazie Maria, grazie. Andiamo a vedere cosa succede in sala. Dal Palazzo dei Giureconsulti è più o meno tutto. Stamattina abbiamo parlato di diversi argomenti con la presenza del senatore Di Mercati sulle iniziative e le problematiche dello sviluppo della rete, soprattutto delle infrastrutture oggi che dobbiamo affrontare la crisi finanziaria mondiale. E ho portato un piccolo contributo anche su quelle che sono state le nuove iniziative che si sono sviluppate a partire dal mondo dei blog nell'ambito del Web 2.0 italiano, le iniziative che oggi si stanno trasformando in azienda e in start-up, spesso autofinanziate, sviluppate la sera come un secondo lavoro, che però sono il segno importante, secondo me, della voglia e della capacità degli italiani in generale, soprattutto dei giovani che frequentano la rete, di trovare nuove forme di sviluppo. E il fatto che la rete sia un ambiente aperto, credo di nuovo che sia un elemento fondamentale per la democrazia. Grazie mille, un saluto a tutti.